Sabato 22 all'Unipol Arena a Casalecchio di Reno si sono svolte le semifinali di Coppa Italia Volley a 1 maschile. Primo match Civitanova Trento con la Lube che ha subito i primi due set per poi rimontare nel terzo e nel quarto conquistando la vittoria al tie break portato avanti punto a punto. Altro discorso per lo scontro tra SIR Perugia e Modena con la schiacciante vittoria 3-0 del Perugia contro una squadra grintosa ma che non è riuscita a contenere i Black Devils supportati da più di 1000 tifosi. Domenica 23 per la Coppa del Monte, l'Arena ha organizzato un grande spettacolo per le finali. Scendono in campo per la A2 Bergamo contro Brescia, che vede il Bergamo vincente con un travolgente Dore della Lunga, ex SIR, incoronato MVP e tifato da tutta la curva SIR, oltre che dai tifosi della sua squadra. Si finisce con l'incontro Civitanova-Perugia. La SIR si aggiudica il primo set per perdere il secondo e terzo. Pareggia nel quarto, un set al cardiopalma, finito per 36-34. Purtroppo il tie-break incorona la Lube, che riesce a vincere la Coppa, dopo una partita molto combattuta da entrambe le squadre. I sirmaniaci si sono stretti intorno alla squadra con un sostegno unico, animando la curva con fantastiche coreografie.